Buon venerdì 8 dicembre, buona festa dell'Immacolata. Questa è una delle feste mariane più importanti nel calendario liturgico della Chiesa Cattolica. Io in questo video naturalmente andrò a contestarla. Chi vorrà ascoltare fino in fondo potrà appunto vedere perché io contesto questa festa. Ebbene, questa festa non riguarda la verginità di Maria, ma il fatto che sin dal momento del suo concepimento non sia stata toccata dal peccato originale. Le origini di questa festività sono antiche. Nella tradizione cristiana è stata ufficializzata da Papa Pio IX nel 1854 con una bolla papale intitolata Ineffabilis Deus, con la quale venne stabilito che la madre di Gesù nacque pura e venne concepita nel grembo completamente priva di peccato, quindi immacolata. Il documento venne emesso esattamente l'8 dicembre ed è per questo che la festività ricorre in questa giornata, celebrando appunto il concepimento senza macchia della Vergine Maria. Con la sua bolla Ineffabilis Deus, il Papa metteva nero su bianco un'antica tradizione cristiana, come abbiamo detto, che risaliva a diversi secoli prima. Quindi un uomo, anche se Papa, afferma una verità che non è scritta nella Bibbia per quello che concerne Maria, la madre di Gesù. Nel Vangelo secondo Matteo c'è scritto che Gesù pronuncia queste parole: non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per branarvi. Potete leggere in Matteo 7, versetto 6. Cosa stanno a significare queste parole? Stanno a significare proprio la verità, e cioè che gli esseri umani, tante volte, non sono ancora pronti per acquisirla. E allora, se ci provano, verranno a lacerarvi, a lacerarci. Quindi la verità, non gettatela, ma conservatela preziosamente dentro di voi, poiché essa vi libererà e vi rafforzerà. La verità non procura danni, li procura solo se le rivelate davanti a persone malvagie e tenebrose. Questo è quello che, per esempio, abbiamo visto nel periodo pandemico, quando qualcuno come sottoscritto, come tanti altri, che hanno pagato con la loro vita, come per esempio il professor De Donno e tanti altri naturalmente, che hanno provato a raccontare ciò che era la verità su questo virus strano, pandemico, un virus influenzale. Sapete quello che è successo? Ad altri come me, meno importanti, meno conosciuti, è bastato chiudere gli account sulle varie piattaforme social o bloccare la circolazione dei video, in modo che la nostra voce, difforme da ciò che era il politicamente corretto, venisse zittita. Quindi chi è interessato a questo argomento, sulla verginità, su questa festa mariana, su Maria, la madre di Gesù, può ascoltare il resto del video. Buon ascolto.